Perché le pietre sono disposte in questo modo? Chi le ha messe lì? Quando ci sono arrivate? Chi ci conosce sa che ci piace tenere i piedi per terra e anche di fronte a Stonehenge, uno dei siti più misteriosi della Terra, vogliamo mantenere fede alla parola data. Ci siamo quindi chiesti qual è la giusta prospettiva scientifica da cui osservare Stonehenge? La risposta è meno scontata di quel che si pensi. Stonehenge, dall'inglese stone, pietra, e hang, sospesa, è un sito risalente al Neolitico che si trova nel sud dell'Inghilterra. È forse il più celebre tra tutti i cromlech, nome con cui sono indicati i circoli di pietra adibiti a luogo di culto. La datazione radiocarbonica effettuata sul sito suggerisce che ci siano state più fasi costruttive, la prima delle quali risale al 3000-2900 a.C. circa, quando furono costruiti il terrapieno e il fossato. Mentre la maggioranza delle pietre che vediamo oggi sono state aggiunte tra il 2600 e il 1600 a.C. L'attuale disposizione indica che ci potremmo trovare davanti a un antico osservatorio astronomico, costruito probabilmente a partire dall'osservazione dei punti di solstizio ed equinozio. Se uniamo questi elementi, la prima cosa che ci lascia meravigliati è quella di constatare come già migliaia di anni fa i popoli che vivevano in questi luoghi erano in grado di osservare scientificamente il mondo intorno a loro. Certo, di questo non possiamo avere la certezza assoluta. Sono passati così tanti anni che la disposizione delle pietre potrebbe essere stata cambiata più volte, o comunque basarsi su delle credenze che sono state poi superate nel tempo. La cosa migliore che possiamo fare è quindi basarci sulle evidenze scientifiche. Sono poche, ma ci sono e derivano da una branca della scienza chiamata geochimica. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances è riuscito a risalire al luogo di provenienza delle pietre. Si è scoperto infatti che 50 dei 52 sarsen, i megaliti di arenaria che compongono la struttura principale, condividono la stessa chimica e per deduzione potrebbero provenire da una stessa area di origine, che è stata poi individuata a Westwoods, un'area boschiva che si trova a 25 km da Stonehenge. Le bluestone più piccole, che si trovano al centro, da noi chiamate doleriti, verrebbero invece da molto più lontano, precisamente dalle Presley Hills in Galles, dove i ricercatori hanno trovato due cave dalla perfetta corrispondenza. Alcune delle pietre di Stonehenge avrebbero quindi viaggiato per oltre 300 km e vissuto molte vite, dal momento che sono stati trovati i resti di altri cromlech sparsi lungo tutta la strada. Che conclusioni possiamo trarre da queste nuove scoperte? Beh, la prima è semplice. In ogni caso, le pietre che compongono Stonehenge dovevano avere, per chi ci ha preceduto, un valore molto profondo. C'è chi sostiene addirittura che fossero la rappresentazione fisica degli antenati o dei loro ricordi ancestrali. In questo modo si potrebbe spiegare il fatto che delle persone abbiano viaggiato così tanto e così lontano per recuperare dei monoliti. I popoli del Neolitico forse stavano letteralmente trasportando in giro il peso dei loro avi, dando loro una nuova vita e creando un ponte tra passato e futuro. Lo stesso sito di Stonehenge diventerebbe così un luogo che potrebbe essere capito solo nel suo divenire. Chi lo ha vissuto nel corso del tempo lo avrebbe cambiato e trasformato secondo le proprie credenze e tradizioni. Insomma, saremo davanti a uno dei primi monumenti condivisi della storia, un luogo dove gli uomini si sono susseguiti, ma le pietre sono rimaste. Affascinante, vero? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente le teorie su Stonehenge sono tantissime. Peraltro, se avete degli spunti che volete condividere, vi aspettiamo nei commenti qui sotto. Vi ringraziamo di averci seguito e ci rivediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!